7.35, una nuova puntata di Buon Mattino sta cominciando. Buongiorno al pubblico in studio, buongiorno a tutti voi che ci seguite da casa. Oggi è una grande festa, oggi è la festa di San Francesco. San Francesco patrono d'Italia, quindi auguri a tutte le persone che portano questo nome. Ma non possiamo iniziare questa giornata rivolgendo un pensiero, un abbraccio ai familiari delle vittime della tragedia che ha colpito Mestre. Quindi un abbraccio a tutti voi. Per tutti gli aggiornamenti naturalmente ci saranno le informazioni che arriveranno con i numeri aggiornati di ciò che riguarda questa tragedia, naturalmente con TG2000 Flash. Ma come ha detto Grazia, è la festa di San Francesco. Oggi è una festa importante e per le feste importanti si chiamano in studio e a casa gli amici. Quindi diamo il buongiorno a Don Luigi Maria Epicocco, che è venuto a trovarci, a festeggiare con noi. Buongiorno Don Luigi. E accomodiamoci per una giornata che è di festa, perché abbiamo parlato di San Francesco, ma che riguarda anche tante cose, perché ci collegheremo con Piazza San Pietro, assisteremo alla Santa Messa fra poco con i nuovi cardinali in occasione dell'apertura dell'Assemblea Generale del Sinodo, e poi proprio oggi sarà il giorno della presentazione di una nuova esortazione apostolica. Tutto quanto sotto l'occhio di San Francesco. Beh, questa è una cosa significativa, soprattutto conoscendo il Santo Padre, che ha un legame così speciale proprio con la figura di San Francesco. E forse il tema dell'enciclica e anche il gesto di iniziare il sinodo attingono proprio alla santità di quest'uomo, che nella sua originalità e anche nella sua radicalità, certamente avremo modo di approfondire un po' questo aspetto, la Chiesa prende ispirazione per poter dire qualcosa al mondo di oggi. Ma oggi è grande festa ad Assisi, allora è proprio lì che vogliamo andare. Io vedo già in collegamento preparato Fra Emanuele Gelmi, frate della Porziuncola. Buongiorno Fra Emanuele. Buongiorno a voi, buona festa a tutti e il Signore vi dia la pace. Buona festa Fra Emanuele. Ma come voi, è da giorni che vi state preparando a celebrare questa grande festa, ci puoi raccontare in che modo? Sì, per noi San Francesco è una festa, come potete ben immaginare, centrale, significativa, e quindi ci sono tantissimi preparativi. È un modo anche per unire la fraternità qui a Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Siamo una bella squadra, fra l'altro abbiamo avuto nuovi arrivi, alcune partenze, e quindi una festa così grande per noi è l'occasione per metterci alla prova. Ecco, allora io sono qui rappresento un po' tutta la fraternità della Porziuncola, porto i saluti del custode, di tutti i frati che in questo momento sono divisi nei vari servizi. Adesso per esempio c'è la messa con il nostro ministro generale, molti confessano, altri come me sono a fare servizio magari salutando le persone più lontane. Ecco, per noi San Francesco è una festa di unità che ci fa lavorare insieme, che credo sia un modo fraterno di vivere anche questi momenti importanti. Ed è proprio in questa unità con le persone anche più lontane che si raggiungono tramite il mezzo televisivo, come nel tuo caso, come in questo caso, o che si raggiungono proprio arrivando ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, o andando da tutt'altra parte del mondo, come avremo modo di scoprire fra poco. È proprio in queste occasioni che oltre all'unità si riscopre anche il legame con un santo antico, un santo di cui si parla molto spesso, ma un santo che riesce in qualche modo, c'ha quella forza per riuscire ad essere sempre attuale, sempre contemporaneo. Come mai? Francesco riesce, come hai ben detto tu, a conquistare il cuore delle persone, giovani e meno giovani, da ormai quasi 800 anni. Io credo fondamentalmente per un motivo semplicissimo: indica il Signore Gesù. Ecco, Francesco si mette sempre in secondo piano, il poverello di Assisi è certo una persona anche carismatica, ma indica sempre il Signore. Io credo che è questo che conquista le persone, non si fermano a Francesco, per quanto magari all'inizio hanno questo primo contatto con un santo che può risultare a volte anche vicino in tanti modi alle persone, anche a volte che sono un po' più lontane dal Signore Gesù, dalla Chiesa, perché in qualche modo Francesco ha amato tutti. Ha amato i sacerdoti, ha amato il Papa, ha amato il creato, ha amato i fratelli, ha amato a volte anche le fatiche che ha fatto, e quindi viene sentito vicino dalle persone. E noi, come suoi figli, come suoi fratelli, cerchiamo in qualche modo di vivere quell'invito che ci ha fatto poco prima di morire: io ho fatto la mia parte, Cristo Gesù vi insegni la vostra. Grazie,
grazie Fra Emanuele. Noi ti salutiamo, ma continueremo a collegarci per tutta la mattinata con Assisi. Don Luigi, ritorniamo in studio prima appunto di rispostarci, di ritornare nella terra di Francesco, perché abbiamo detto che oggi c'è una concomitanza di eventi, inclusa appunto l'apertura dell'Assemblea Generale del Sinodo. Ma vogliamo dire, per chi non lo sapesse, perché la parola sinodo è una parola strana, una parola scontata, c'è anche un bel significato, vogliamo dire esattamente che cosa succederà quest'oggi? Beh, in realtà la celebrazione dell'evento del sinodo è qualcosa di così importante per la Chiesa, non perché la Chiesa sta facendo qualcosa di nuovo, ma perché si sta riappropriando di qualcosa che è proprio dentro la sua natura, e cioè qual è il significato in fondo della sinodalità e della parola sinodo? L'essere insieme, appunto, il camminare insieme, il capire che la volontà di Dio non si comunica semplicemente a una persona, ma all'insieme del popolo di Dio, cioè a delle relazioni. Lì dove ci sono delle persone che si sforzano di volersi bene fino in fondo, lì si capisce la volontà di Dio. Quindi il cristianesimo non è una religione di eroi solitari che vivono da soli il proprio percorso di santità, ma è il cammino di persone che capiscono di essere santi quando lo capiscono insieme agli altri, nei legami con gli altri. Anche il Papa non è il depositario dell'ultima interpretazione della volontà di Dio, ma il Papa garantisce la comunione tra tutti i membri della Chiesa, e proprio garantendo questa comunione può diventare l'interprete migliore della volontà di Dio, cioè di quello che il Signore ci sta domandando in questo momento storico. Ecco, credo che sia proprio importante che la Chiesa ridica ad alta voce tutto questo, cioè non esistono protagonisti e spettatori, ma nella Chiesa siamo tutti protagonisti, ed è il battesimo che ci ha resi tutti protagonisti. E a proposito di protagonisti e spettatori, noi tutti ci metteremo come spettatori tra pochissimo, dopo la pubblicità, per testimoniare l'attualità di Francesco. Verrà proprio qua un gruppo teatrale che si occupa appunto di visite teatralizzate in giro per Roma a presentarci quello che è stato l'incontro fra San Francesco e Papa Innocenzo III, dopo la pubblicità. Nel giorno della festa di San Francesco, sincronizzate gli orologi, torniamo indietro nel tempo, perché una compagnia teatrale ci fa ritornare al momento dell'incontro fra Papa Innocenzo III e San Francesco. Guardiamo insieme. Francesco, finalmente ti conosco. La tua fama ti precede. So che sei figlio di un importante mercante di Assisi che commercia in stoffe pregiate dalla Provenza. Davanti a te c'era un grande futuro, eppure lasciasti ogni cosa. Mi chiedo perché. Non rispondi. Hai lasciato la vita mondana per vivere come un pazzo, un ignorante, un giullare. Il confine con l'eresia è molto labile, Francesco, eppure hai l'ardire di venire fino a qui. Che vuoi dimostrare col tuo bizzarro comportamento? Vuoi sferzare forse i fasti e le ricchezze di Santa Romana Chiesa? Fratello denaro, sorella ricchezza, Santo Padre. So che tempo addietro prendesti parte a una crociata. Perché cambiasti idea? Hai temuto forse di perdere la vita? Ebbi due rivelazioni nella notte, Sua Santità. Nella prima sognai un castello pieno d'armi ed una voce sussurrarmi che tutto quello sarebbe stato mio. Nella seconda udì la stessa voce chiedermi se sarebbe stato più utile seguire il servo o il padrone. Risposi il padrone. E allora quella voce mi rispose: e quindi perché hai abbandonato il padrone per seguire il servo? Sei un uomo strano, Francesco. Io so che tu parli ai lupi, agli uccelli, baci i lebbrosi. Ciò che mi era amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. Scambiare i panni con i mendicanti, lasciare tutto e vivere di elemosina. Che vuoi fare, Francesco? Restare nudo durante il processo ad Assisi e dire a tuo padre: finora ho chiamato te padre mio in terra, ma da oggi posso finalmente affermare padre nostro che sei nei cieli, perché in te ripongo ogni mia speranza e ogni mio tesoro. Perché, Francesco? Per far dispetto a tuo padre? Per dare scandalo? Guardami! Sei forse pazzo?
No, Vostra Santità, non sono pazzo. Sono malato. Sento una febbre. Lo ammetti dunque? Sì, Santo Padre, sento una febbre d'amore che non mi abbandona. Laudato sia il mio Signore con tutte le sue creature e con grande umiltà io vorrei solo servirli. Solo questo, Santo Padre. Alzati, Francesco. Alzati. Laudo te et benedico te. Sei malato, Francesco, della più forte fede che io conosca. Sei veramente un sant'uomo. Le voci su te e i tuoi occhi non mentono. Adesso vai e ripara questa chiesa che, come vedi, cade in rovina. Terzo, Luca Basile San Francesco, e buongiorno anche a Piero Giovinazzo, ideatore insieme a Luca dei Viaggi di Adriano. Piero, vorrei partire proprio da te. Sì. Ci puoi raccontare perché e come avete scelto questo brano che abbiamo appena ascoltato? Beh, intanto è un brano scritto da Luca. Luca Basile, che è autore, regista e scrittore delle visite teatralizzate dei Viaggi di Adriano. E perché Francesco ha fatto una rivoluzione vera e propria che nel corso del Medioevo era tutta basata sull'amore, e all'epoca era un po' complicato parlare d'amore, e soprattutto ha ridato umiltà agli ultimi, e si è fatto ultimo tra gli ultimi diventando grande in Cristo. Cioè, un messaggio pazzesco, rivoluzionario, e quindi è per questo che abbiamo voluto inserirlo come figura principale della nostra visita teatralizzata sul Medioevo di Roma, ma d'Italia. Voi di visite ne fate tante, sì, in giro per Roma, esaminando quella che è la storia, i personaggi più controversi, anche i misteri, le cose magari che riescono a acchiappare di più. Eppure poi avete scelto a un certo punto San Francesco. In qualche modo è un personaggio che riesce a catturare anche i giovani, che presentate tra l'altro in un luogo caratteristico, importante di Roma, legato a San Francesco, e che ci restituisce un po' anche uno dei motivi. Oggi ci stiamo chiedendo un po' perché nel giorno della festa di San Francesco ci appassiona sempre parlare di lui, e un po' ce ne state dando anche la risposta. Sì, è un ritorno all'amore, è un ritorno ai sentimenti, è un ritorno a Cristo, poi alla fine è il motore di tutto. E quindi, così come io sto cercando di trasmettere l'amore che nutro da quando sono piccolo nei confronti di Francesco ai miei figli andando ad Assisi, il messaggio è chiaro: l'amore può tutto. E l'amore per il teatro che muove loro, l'amore per la cultura che muove me, l'amore per la conoscenza che muove tutti noi, insomma, fanno parte di questa grande parola che è un sentimento enorme, che appunto l'amore. Francesco ci ha dimostrato che amando tutto e tutti si può davvero andare avanti, e in Cristo soprattutto. Luca, hai un ruolo importante. Posso chiederti qual è l'emozione che provi proprio nell'interpretare San Francesco, e cosa ti colpisce di più di lui? Di San Francesco mi ha colpito la rivoluzione della semplicità, nel senso che il messaggio rimane autentico e odierno, proprio per questo, secondo me, nel senso che siamo abituati ad avere tante sovrastrutture, tante, abbiamo bisogno di tante cose nella vita ogni volta, tante necessità, e lui invece ci riporta all'essenzialità, le vere necessità, che non è per forza ad esempio il vestito firmato, il cellulare ultima generazione. Quelli sono bisogni, diciamo, creati, e lui ci porta, invece che a guardare all'esterno, ci porta a guardare all'interno e a ripartire da noi, nella fede in Cristo chiaramente,
Questo secondo me lo rende totalmente rivoluzionario e lo rende attualissimo. Per questo per me interpretarlo è importante. Io l'ho reso come fosse un test da parte del Papa. Il Papa lo testava, lo metteva alla prova. E era un dispetto nei confronti del padre? Faceva tutto questo per esibizionismo? E invece poi lui risponde andando proprio all'essenza: io sono totalmente in armonia con la natura, sono al servizio degli altri. Andando così all'essenza è dirompente. E per me è una grande emozione poter fare quel momento. E a proposito di essenza e di amore, Don Luigi, poco fa quando abbiamo assistito a questo pezzo si sentiva parlare di una febbre che brucia, che è questo amore. Ed è un aspetto che tu sottolinei di San Francesco, insieme ai tanti di cui si parla, ma tu individui in quell'amore di Dio, in quell'adesione totale all'amore e all'essere amato, che non è una cosa scontata, una delle caratteristiche principali di Francesco. Beh sì, noi possiamo fare questa esperienza dentro la nostra vita, cioè molto spesso viviamo la nostra vita calcolando, no? E razionalizzando tutte le cose. È un nostro bisogno di tenere sotto controllo l'esistenza. Ma le cose più importanti le facciamo quando c'è qualcosa di più grande della nostra razionalità e dei nostri calcoli, qualcosa che ci spinge anche a disobbedire ai nostri calcoli e alla nostra razionalità. Ecco, l'amore è il motore di questo coraggio, il motore che ci spinge a fare cose che normalmente noi non faremmo perché non conviene farle, perché statisticamente forse ci metterebbero in pericolo. Cioè l'amore ci mette nella condizione di poter rischiare. È molto bello, nel Vangelo questa cosa è raccontata in uno dei rari, ma è raccontato nel Vangelo, fallimenti pastorali di Gesù. Un giorno Gesù incontra un ragazzo che gli domanda che cosa bisogna fare per essere felici, per avere la vita eterna, no? È l'episodio del giovane ricco. E quando Gesù gli dice innanzitutto di seguire i comandamenti, cioè di fare il proprio possibile, questo ragazzo dice: ma io questo già lo faccio. Ti manca solo una cosa, vai a casa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. Cioè sta invitando questo ragazzo a rischiare qualcosa, cioè a non avere semplicemente tutto sotto controllo, ma a trovare un motivo per cui dare la vita. Ecco, davanti a questa richiesta quel ragazzo se ne va via con la coda fra le gambe, non trova il coraggio di questa decisione. Ecco, Francesco è il giovane ricco redento, è il giovane ricco che si è convertito. Avremo ancora tantissimo da raccontare fra poco, ma sono le 7:58 e andiamo subito a vedere anche oggi. Che tempo fa? Meteo. Buongiorno, luogotenente Fabio Rossi, ci dica tutto sulla giornata di oggi. Buongiorno a voi in studio e a quanti ci seguono da casa. Come già preannunciato nella giornata di ieri, l'ingresso di correnti umide e stabili provenienti dall'Atlantico determineranno quest'oggi un moderato peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali, mentre l'alta pressione presente ancora sul resto del paese garantirà una giornata di tempo stabile e soleggiato. Ma andiamo con ordine e vediamo con l'aiuto della grafica cosa succederà nelle prossime ore. Al nord avremo della nuvolosità irregolare con addensamenti che potranno dar luogo a precipitazioni sparse che su Veneto e Friuli Venezia Giulia potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, localmente intensi su quest'ultima regione, mentre sul resto del settore le precipitazioni risulteranno più localizzate e meno frequenti. Fenomeni che comunque tra il pomeriggio e la sera tenderanno poi ad esaurirsi e soltanto delle resistenze rimarranno a ridosso dei rilievi alpini piemontesi. Ma passiamo al centro, dove avremo una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso con solo qualche addensamento lungo i rilievi dell'Appennino toscano che potranno dar luogo a dei deboli rovesci. In serata poi avremo la formazione di nebbie o foschie dense sulle regioni del versante tirrenico, sull'Umbria e sulle Marche. Al sud tanto sole e poche nubi, ma anche qui a partire dalla serata avremo possibilità di nebbie sulla Sardegna centro-settentrionale, sulla Campania, sulla Basilicata, sulla Puglia
meridionale e sulla Calabria tirrenica. Per quanto riguarda i venti, questi saranno generalmente deboli e di direzione variabile, con rinforzi durante i fenomeni all'interno delle aree temporalesche, tendenti invece a disporsi a regime di brezza lungo le aree costiere. I mari risulteranno generalmente mossi, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico, mentre i rimanenti bacini saranno generalmente poco mossi. In ultimo, uno sguardo alle temperature, che nei valori massimi tenderanno a diminuire sulla Sardegna, sulle regioni centro-settentrionali, sulla Campania e sul Molise, mentre sul resto del paese risulteranno stabili o al più in lieve aumento. Bene, con questo io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e a risentirci con i prossimi appuntamenti. E ci risentiremo domani con gli ulteriori aggiornamenti meteo. Grazie, luogotenente Fabio Rossi, a domani. Un po' quali sono le reazioni del pubblico, ma soprattutto dei giovani, come reagiscono a questa vostra rappresentazione? Beh, i giovani, devo dire, come sempre, stupiscono sempre, reagiscono molto positivamente, anche perché spesso è un fatto che magari non conoscono direttamente, e vederlo così rievocato in teatro, nei luoghi storici di questi avvenimenti, è una forte emozione sicuramente. E si passa dalla commozione alla meraviglia, appunto, perché non se ne rendono conto. E poi non sanno che Francesco, in realtà San Francesco, è un personaggio che ha molto a che fare con il teatro. Le sue gesta venivano spesso dette dai giullari per strada durante il Medioevo. Dario Fo anche racconta molto spesso questa cosa, che era chiamarsi giullare di Dio aveva un senso molto importante nella sua epoca. Voleva dire essere umide fra gli umidi, in poche parole. La reazione è sempre molto forte, rispondono molto bene, ma questo devo dire che accade molto spesso con tutti gli spettacoli che facciamo, per fortuna. Luca, invece le vostre reazioni, nel senso, siete costantemente a contatto con un pubblico che rimarrà a bocca aperta, però anche voi non è che siete impermeabili, per cui recitare ogni volta, poi ogni volta è una cosa diversa che avviene, non è mai una replica uguale a quell'altra, anche per voi immagino sia... Tu stai già ridendo, non so per quale motivo, magari c'è qualche aneddoto che ci dirai. Anche per voi è un mettervi in gioco. Assolutamente sì, no, probabilmente Massimiliano sorrideva perché su strada è pieno di imprevisti, sì. Chiaramente. Quindi regalare anche quelle emozioni non è semplice. Un attore che lavora su strada deve essere pronto a improvvisare, a integrare tutto quello che accade intorno a sé, e possiamo immaginare per le strade di Roma che cosa può accadere, chiaramente. L'emozione è forte perché i pezzi sono tutti pensati emozionalmente intensi, quindi noi andiamo in scena sempre con una temperatura già emotiva molto, molto alta, per offrire il meglio, e con una concentrazione altissima, perché nel giro di... ci sono scene che durano relativamente poco, altre decisamente di più, e in quel momento noi dobbiamo essere concentrati non solo su di noi, sul pubblico, ma anche su tutto quello che avviene intorno. Quindi è un discorso sia emotivo, sia di grandissima concentrazione in quel minutaggio. Don Luigi, San Francesco è una figura rivoluzionaria per tanti motivi, è rivoluzionaria anche nel linguaggio, possiamo dirlo, perché lui voleva farsi comprendere da tutti, cambia anche il modo di rapportarsi alle persone. Beh, che era la preoccupazione di Gesù, cioè Gesù quando parlava aveva desiderio di farsi capire, cioè non parlava il latinorum di Don Abbondio, diciamo così, e quindi molto spesso cercava di tradurre in maniera sempre più concreta, pratica, a volte anche sfiorando diciamo così, un linguaggio che poteva lasciare interdetti, soprattutto i dottori della legge. Ma perché? Perché davanti a sé aveva gente normale, gente che impastava il pane ogni giorno e quindi poteva capire che il regno di Dio era simile a del lievito. Parlava dei pescatori e quindi poteva paragonare l'opera che stava facendo a una grande pesca, dove si pescano questi pesci e poi si dividono. Insomma, trova un linguaggio che sia un linguaggio accessibile. E non fa semplicemente qualcosa che noi guardiamo e ammiriamo, detta un metodo. Cioè, nel senso che da quel momento in poi una delle preoccupazioni della Chiesa è essere comprensibile. Francesco è stato uno di quei santi che si è ricordato di questa caratteristica, cioè che se non siamo comprensibili possiamo dire anche le cose più belle del mondo, ma sono inutili.
E nell'essere comprensibili anche voi cercherete, immagino, di nella comunicazione percepire quello che può piacere, quello che può non piacere, quello che può essere una richiesta. Immagino che avrete anche molti suggerimenti. Ma perché non mettete in scena questo, in questo dato luogo di Roma? Assolutamente sì, ma il fulcro che porta alle nostre visite teatralizzate è il voler raccontare la storia attraverso le storie, per far sì che quello che è scritto sui libri e che abbiamo imparato da sempre sia poi portato alla portata di tutti, quindi storie di donne e di uomini che hanno reso Roma quella che è. Perciò un Caravaggio per strada è un uomo che dipinge ma anche con le sue controversie. Poi Francesco, incontrarlo per strada, un uomo semplice che appunto è in mezzo a noi, oltre alle storie che poi chiaramente le guide raccontano, e tutto questo fa sì che le visite teatralizzate dei Viaggi di Adriano con la compagnia Phoenix Theater siano effettivamente un grande successo. Lo diciamo con modestia, però lo diciamo. E noi vi auguriamo di continuare questo successo. Grazie a Piero Giovinazzo, Luca Basile e Massimiliano Auci, Phoenix Theater e i Viaggi di Adriano. Naturalmente, se venite aggrediti da gabbiano e cinghiali, che può capitare a Roma, vi auguriamo di parlare con gli animali. Sappiamo come può essere difenderci. San Francesco. Grazie anche a Don Luigi, con cui ci rivediamo tra pochissimo, nel senso che oggi ti sequestriamo un pochino. Sì, quindi saremo... Don Luigi, stai con noi. Noi stai ci fermiamo solo per qualche istante, qualche minuto di pubblicità e siamo di nuovo qui. A tra poco. Grazie. C'è una vita che continua anche quando noi non ci saremo più, e c'è qualcosa che noi possiamo fare oggi per aiutare chi verrà dopo di noi. Di questo impegno e dell'impegno della Fondazione Policlinico Gemelli per aiutare le persone, per aiutare la ricerca, ne parliamo quest'oggi col professor Giampaolo Tortora. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, direttore del Clinical Cancer Center della Fondazione Gemelli, con cui parleremo quest'oggi di quello che si può fare per la ricerca e per aiutare le persone con un piccolo gesto che può provenire da ognuno di noi, con quello che si chiama lascito testamentario. Ma facciamo un passo indietro, professore, perché lei è oncologo e quindi può dirci quanto può essere utile aiutare la ricerca. La ricerca è la base su cui si sviluppa la salute dei cittadini. Nell'ambito oncologico mi fa piacere ricordare che il Policlinico Gemelli soltanto nel 2022 ha assistito 53.290 persone. Avere il piacere, direi anche il privilegio, di lavorare in un'istituzione, in un policlinico universitario, un centro di ricerca come il Policlinico Gemelli dà la possibilità di ricoprire l'interesse dell'intera filiera, direi, che va dalla ricerca del laboratorio fino alla clinica e all'esperienza dell'interazione quotidiana con i pazienti, che è dolore ma è anche soddisfazione, insomma, di poter vedere i risultati della ricerca nel vivo, nel poter portare sollievo e cura e in molti casi guarigione a pazienti oncologici. Professore, e in quali settori si può sostenere la ricerca? In tutti i settori. La ricerca è importantissima a tutti i livelli. C'è una ricerca di laboratorio, che è quella preclinica, c'è una ricerca clinica, c'è una ricerca organizzativa. In istituzioni come la nostra, aiutare anche a costruire un percorso per i pazienti che entrano nel momento in cui hanno la diagnosi e vengono guidati per intero percorso diagnostico e terapeutico, l'intero percorso assistenziale, e vengono guidati anche nel rientro a casa e nel follow up, quindi una ricerca di tipo organizzativo. Tutto questo è importante, è un complesso molto ampio, non è soltanto l'innovazione nella scienza. Il nostro pubblico già sta vedendo dei riferimenti in sovraimpressione, ma noi ci teniamo anche a ricordarveli, perché ad esempio c'è un numero di telefono 06 30 15 82 82 attraverso il quale è possibile raccogliere informazioni anche sul come è possibile effettuare un lascito testamentario. C'è un sito lascititestamentari.policlinicogemelli.it, c'è un indirizzo email insieme @policlinicogemelli.it. Sono tanti
il modo in cui è possibile interagire con la Fondazione per che cosa? Per cercare di capire come anche un piccolo contributo, perché non per forza, professore, devono essere cifre pantagrueliche, ma basta anche un piccolo contributo da parte di ognuno per fare tanto. E questo voi lo verificate continuamente anche con storie che fortunatamente a volte hanno una buona fine. Assolutamente. Fa piacere ricordare che negli ultimi 15 anni, 20 anni, c'è stato un progresso straordinario nella sopravvivenza dei pazienti. Pensate che nel 2006 erano con una diagnosi alle spalle da almeno 5 anni 2 milioni e mezzo gli italiani che avevano avuto una diagnosi di tumore. Nel 2020, cioè quasi 15 anni dopo, parliamo di 3 milioni e mezzo, 1 milione e 200 mila di questi hanno una diagnosi di 10 anni prima, quindi probabilmente, possiamo dire con tutte le cautele del caso, sono guariti. Quindi questi sono progressi reali. Non sono mai sufficienti i soldi per sostenere la ricerca, quindi qualunque lascito, qualunque piccolo contributo è fondamentale per aiutarci a tutti i livelli e tutto si traduce poi nella pratica clinica quotidiana. E allora, professore, vogliamo far ascoltare alle persone a casa una storia. È la storia di Eva. Eva è una bambina, era il 2018. Eva improvvisamente ha una forte febbre. Da quel momento la sua vita, quella della sua famiglia, viene completamente stravolta. Si rivolgono al Policlinico Gemelli, le viene diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Oggi Eva sta bene e se sta bene è grazie alla ricerca. Guardiamo insieme. Eva è una bambina allegrissima, una bambina fantastica. Un giorno è apparsa la febbre, inizialmente 37,5, piano piano si alzava, però non scendeva e la bambina stava sempre peggio. Ci siamo recati a pronto soccorso a Viterbo, le analisi erano molto basse. Quindi con le di soccorso ci hanno mandato al Gemelli, è entrata in terapia intensiva, non si sapeva nemmeno se ce l'avrebbe fatta perché comunque era molto grave. E da lì hanno scoperto che Eva era affetta da LLA. Ha iniziato con le chemio, trasfusione del sangue, è tutto il percorso. Il 20 dicembre del 2020 Eva ha finito la terapia. I medici del Gemelli sono stati tra i migliori medici che potevamo incontrare perché mi hanno salvato la figlia. È fondamentale la ricerca per noi, penso per tutti, perché altrimenti mia figlia non si sarebbe salvata. Come mia figlia così anche altri bambini. Buongiorno, buongiorno anche al dottor Carlo Fornario che è il direttore della raccolta fondi della Fondazione Policlinico Gemelli. Dottore, abbiamo ascoltato la storia di Eva che è una delle tante storie, una bambina che oggi possiamo dire viva anche grazie alla ricerca. Diciamo, noi lavoriamo perché storie come quella di Eva possano ripetersi sempre più spesso e se oggi siamo qui è perché tante volte ci accorgiamo dell'importanza della ricerca solo quando incontriamo la malattia. Allora, parlare oggi di futuro, parlare di lasciti testamentari, significa invece ragionare di un grande gesto di altruismo, di lungimiranza, un modo anche di proiettare oltre il limite, diciamo, della nostra vita l'impatto positivo che possiamo generare. Parlando di lasciti, si pensa spesso che sia una prerogativa solo di chi non ha eredi, mentre invece
proprio chi è eredi deve pensare e condividere con loro questo percorso, perché è un modo concreto di lasciare anche per loro, anche per i nipoti, per i figli dei nostri figli, un ospedale pronto a dare risposte, un ospedale capace di evolvere al passo della ricerca. E purtroppo la ricerca scientifica costa tanto, ma un paese, un mondo che non investe nella ricerca decide di non investire nel futuro. A noi confidiamo invece nella generosità, nella lungimiranza, diciamo, dei nostri pazienti, di chi ci conosce, di chi ha avuto anche esperienze positive come quella di Eva, e ci esprime gratitudine. Ecco, allora oggi noi quello che vogliamo fare è dare loro uno strumento concreto con cui rendere questa gratitudine un valore veramente, veramente per tutti. Abbiamo visto, dottor Fornario, poco fa scorrere in sovraimpressione il numero 06 30 15 82 82. Che cosa succede telefonando questo numero? Risponde il nostro ufficio donatori, che è diciamo un ufficio di colleghi pronti a dare supporto, perché sicuramente, diciamo, la scelta di un lascito testamentario è una scelta complessa, però poi effettivamente, diciamo, l'espletamento di questa scelta è relativamente semplice. Considerate che in Italia soltanto il 12% delle persone fa testamento, e questo è un qualcosa che noi vogliamo, dobbiamo cambiare, perché fare testamento significa effettivamente, no, portare nel futuro le nostre volontà, il bene che abbiamo fatto, anche in qualche modo restituire i doni che abbiamo ricevuto. Spesso i beni di cui abbiamo disposto in vita a nostra volta sono stati donati, e quindi decidere come investirli è molto importante. Chiamando questo numero le nostre persone accompagneranno i donatori nella scelta. Ci sono vari modi per fare testamento, il più semplice è quello olografo, cosiddetto olografo, quindi si tratta di scrivere veramente su un pezzo di carta firmato e datato quelle che sono le proprie volontà. Non servono, questo è un altro, diciamo, credo che vorremmo sfatare, grandi patrimoni. Spesso basta una piccolissima quota, una somma di denaro destinata all'ambito che sta più a cuore a chi scrive il testamento. Diceva prima il professore, si può scegliere, ecco, la ricerca scientifica, si possono scegliere tanti ambiti invece di assistenza che fa il nostro policlinico. Sicuramente, diciamo, ogni gesto contribuirà a rendere l'ospedale di domani un ospedale migliore. Al Gemelli arrivano pazienti da tutta Italia, e la speranza quindi è di fare un dono a tutte le generazioni che verranno. lascititestamentari.policlinicogemelli.it è il sito che avete visto poco fa in sovraimpressione. 06 30 15 82 82 è il numero di telefono al quale si possono ottenere informazioni anche di ordine pratico, perché magari appunto uno non si è mai cimentato, non ha mai pensato a fare una cosa del genere, ed è possibile entrare in contatto. E per vedere ancora meglio quell'amore di cui si parlava, che continua, ciò che abbiamo ricevuto e ciò che possiamo restituire, vogliamo guardare insieme a voi queste immagini. Eccole qua. Nella mia vita sono stata tante cose. Un'insegnante attenta, una madre premurosa, una donna combattiva. Nella mia vita sono stata fortunata per le persone che ho incontrato, per quelle che mi hanno fatto ridere, piangere, amare. Nella mia vita ho insegnato con passione ai miei alunni, ma sono stati i bambini malati che ho conosciuto a darmi le più importanti lezioni di vita. Per loro voglio lasciare un segno profondo, un gesto d'amore, per combattere e sconfiggere il cancro. In questa vita sono stata tante cose. Nella prossima, grazie al mio lascito, sarò una ricercatrice e lotterò a fianco dei bambini malati. Sostieni anche tu la ricerca. Fai un lascito testamentario al Policlinico Gemelli. Professore, quali sono le prossime sfide a cui guardate? Ma ci sono due ambiti principali. Quello della diagnostica, in modo particolare la ricerca di alterazioni molecolari che possono essere diverse da tumore a tumore, da paziente a paziente. Noi facciamo profilazioni genomiche al Policlinico Gemelli alla ricerca di queste alterazioni, e perché queste consentirebbero di utilizzare farmaci a bersaglio molecolare, quindi una diagnostica molecolare sempre più approfondita. L'altro ambito è invece quello delle terapie. Sicuramente
le frontiere più importanti sono legate allo sviluppo dell'immunoterapia. Immunoterapia che già ci sta dando grandi soddisfazioni a noi, oncologi e ai pazienti. In modo particolare, due ambiti che abbiamo davanti, noi pensiamo in un futuro veramente imminente, sono quelli delle cellule ingegnerizzate, sono le cellule che vengono ingegnerizzate per colpire e attaccare in maniera specifica il tumore, e l'altro è quello dei vaccini. Vaccini non solo di prevenzione, ma vaccini terapeutici. Il conferimento del premio Nobel proprio due giorni fa ai due scienziati che hanno messo a punto i vaccini a mRNA ha fatto comprendere che questo tipo di tecnologia in realtà ha delle possibilità di applicazione già in corso in questo momento anche nei tumori. Esistono e sono in sviluppo e abbiamo delle sperimentazioni cliniche anche al Policlinico Gemelli, vaccini terapeutici ad mRNA contro alcuni tipi di tumore. Ecco, questi sono gli ambiti che guardiamo con maggiore attesa, ragionevolmente direi ottimistica, per i prossimi anni. E io lo voglio ripetere, lasciti i testamentari.policlinicogemelli.it e il numero di telefono 06 30 15 82 82. Un piccolo impegno da parte di tutti, perché tutti lo possono fare. Grazie, grazie per essere stati con noi, grazie al dottor Carlo Fornario e al professore Giampaolo Tortora, grazie. Grazie, una buona giornata a voi e noi, grazie. Prosegue anche la nostra di giornata. E prosegue anche la vostra, perché oggi è una giornata, il mercoledì è sempre una giornata particolare, oggi forse anche un po' di più, perché vi ricordiamo che tra poco trasmetteremo da Piazza San Pietro la Santa Messa con i nuovi cardinali in occasione appunto dell'apertura dell'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Sì Giacomo, ma noi ci vedremo tra pochissimo, saremo sempre qui in compagnia di Don Luigi Maria Picoco, qualche minuto il tempo del TG2000 e ci ritroviamo qui, a tra poco. Ed è nel segno di San Francesco che si riapre questa giornata in studio con Don Luigi Maria Picoco, che abbiamo lasciato poco fa e che adesso ritroviamo nel segno di Francesco in una giornata importante. Noi vi ricordiamo che siamo anche in attesa della Santa Messa da Piazza San Pietro, con Papa Francesco naturalmente, con i nuovi cardinali in occasione dell'apertura dell'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, in una giornata come quella di oggi legata a San Francesco, un uomo di cui già abbiamo parlato prima, un uomo che è stato definito l'uomo divenuto preghiera. Ci puoi spiegare come mai, Don Luigi? Beh, innanzitutto forse dobbiamo spiegare che cos'è la preghiera, perché certe volte noi confondiamo la preghiera semplicemente con una formula o con delle parole che usiamo, con una performance, mettiamola così. Per un cristiano la preghiera è una relazione, cioè è costruire la relazione con qualcuno. È come quando tu vuoi bene a una persona e ci costruisci una relazione a partire da quel bene. Ecco, Francesco è stato un uomo così, cioè tutta la sua persona è divenuta relazione, tutta la sua persona, ogni dimensione della sua vita è diventata relazione con Dio. In questo senso Francesco, come dicono i suoi contemporanei, non pregava, era divenuto egli stesso preghiera. Questa è una cosa molto bella, perché si è realizzato in lui questo racconto che nell'Antico Testamento viene attribuito a Mosè. Mosè, quando scende dalla montagna dopo che ha ricevuto le tavole della legge, deve coprirsi il volto perché, stando alla presenza del Signore, emana luce. Ecco, questa credo che sia un'immagine molto bella per dire che quando si vive in relazione con Dio non si ha bisogno nemmeno delle parole, persino il nostro corpo parla e canta questa relazione. Francesco era un uomo divenuto preghiera. Don Luigi, io volevo chiederti anche se ci aiutavi a capire meglio un aspetto di San Francesco, il rapporto del santo con la Chiesa, perché molte volte sentiamo parlare di San Francesco il ribelle, San Francesco rivoluzionario, ma in realtà anche obbediente sempre nei confronti della Chiesa. Ci puoi spiegare e aiutarci a capire meglio? La rivoluzione di Francesco è l'obbedienza, cioè tutti sono bravi a rivoluzionare contestando. Francesco non ha mai fatto questo, cioè non ha mai contestato, accusando, puntando il dito, dividendo buoni e cattivi, eccetera, ma è mai stato un uomo che, vivendo profondamente un amore nei confronti della Chiesa, l'ha potuta riformare.
solo chi ama può davvero essere utile alla Chiesa, solo chi ama la Chiesa può davvero riformarla all'interno. Nella storia della Chiesa in realtà ci sono state tante persone che, mossi anche da giuste motivazioni, hanno contestato, ma invece di produrre un cambiamento hanno prodotto divisione, contrapposizione. Allora si può usare la verità per dividere e si può usare la verità per edificare. Francesco ha usato questa seconda modalità e l'ha fatta in una maniera straordinaria, cioè il suo modo di rivoluzionare la Chiesa è stato rivoluzionare se stesso. Il più grande contributo che noi possiamo dare alla riforma della Chiesa è che io mi converta. Francesco ha fatto così, si è convertito lui e proprio per questo è diventato un principio di rivoluzione per tutta la Chiesa. E adesso, Don Luigi, vogliamo ritornare ad Assisi, perché ad Assisi ci sta aspettando Fra Francesco Piloni. Buongiorno Fra Francesco, ministro provinciale dei frati minori dell'Umbria e della Sardegna. Fra Francesco, auguri, buona festa di San Francesco e buon onomastico a te. Grazie, buongiorno a tutti. Padre Francesco, io volevo chiederti, sono tanti i giovani che vi raggiungono, che vengono in Porziuncola a pregare, stavamo parlando proprio della preghiera di San Francesco, ma ci puoi raccontare, i giovani che vengono lì, cosa cercano, cosa chiedono? Ma per diversi anni, più di 18 anni, ho prestato questo servizio ai giovani italiani e non solo. E quando arrivano alla Porziuncola molti non sanno che cosa stanno cercando, non hanno chiare le domande, però sanno e riconoscono che quel luogo è uno spazio importante per loro e dopo un tempo anche di ascolto della parola di Dio attraverso catechesi, incontri e testimonianze iniziano a precisare la domanda e dentro alla domanda c'è un desiderio profondo non di soddisfazione, una vita soddisfatta, ma di felicità, di pienezza. E questo poi li porta ulteriormente ad approfondire e nel profondo alla fine loro cercano la verità di loro, quel diventare loro stessi in pienezza. E conoscendo loro stessi iniziano a conoscere l'umanità di Gesù e questo incontro è fondamentale per far scaturire poi cammini seri, belli. E io dico sempre che chi crede cammina e fa camminare poi anche gli altri. E già il semplice camminare è stato definito da alcuni una rivoluzione, per cui anche un semplice passo può fare tanto. Ma Francesco, le immagini ci stavano portando in quel luogo che è esso stesso polo di attrazione per i giovani, che è la Porziuncola, un luogo prezioso e anche un luogo di estrema accoglienza. Che cosa ci racconta ancora adesso, nel 2023, la Porziuncola? Ma racconta prima di tutto che è un luogo di verità. È un luogo che a me piace sempre definire come un grembo, dove le persone arrivano con la loro storia, ferita, gioiosa, con ricerche varie a tanti livelli, ed è il grembo che riesce a partorire qualcosa di nuovo. E per questo è un luogo di verità. Noi veniamo da luoghi piccoli, stretti, ma che è fondamentale siano vuoti. E i giovani che io ho incontrato, ascoltato in tanti anni, cercano questo. Loro sono stanchissimi di adulti che parlano ma non vivono. Ecco, incontrano un Francesco che non solo ha parlato, ha testimoniato, ma ha vissuto quello in cui credeva. E che la passione di Francesco è proprio questo, unire la vita con il Vangelo. Per cui lì è la percezione che anche per loro è possibile una vita nuova da quel grembo ed è fondamentale per loro scoprire e vedere, ma direi anche affiutare se noi come testimoni adulti viviamo quello che diciamo. Negli ultimi anni questo è fortissimo, sono stanchi di adulti che dicono ma non vivono e questo è credo il dono grande che lascia ancora oggi Francesco, un uomo che
vive quello che ha interiorizzato e quindi esce dai gesti, dalle parole, dal sorriso, dalla modalità di abbracciare, di incontrare le persone. Fra Francesco, ci hai parlato soprattutto dei giovani, ma cosa diresti oggi a chi si sente smarrito, anche a un adulto, alle famiglie? Un messaggio che gli possiamo dare? Non gestitevi mai le fatiche. Io credo che la rivoluzione più grande, prima si parlava di Francesco, rivoluzionario. Francesco è un uomo che è rimasto radicato nella Chiesa e la Chiesa è la grande mediazione. Alle famiglie, tornate dal sacerdote che vi ha sposato, cercate un accompagnatore. Non fidatevi delle letture solo chiuse, personali, familiari o anche in una dimensione di eccessivo ripiegamento su di sé. C'è bisogno di uno sguardo esterno con categorie sapienziali che vengono dalla scrittura, vengono dal magistero, vengono dalla Chiesa. Lasciatevi accompagnare. Credo che oggi la presunzione di poter fare da sé è uno dei grandi mali dell'uomo che si vuole autofare, ma non funziona. Grazie fra Francesco, ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina e ritorniamo più tardi ancora ad Assisi. Don Luigi. Vai, grazie. Don Luigi, sono tante le domande che vogliamo fare, quindi ogni tanto prego ma Giacomo. Ma ci scappano così, non ce le conteniamo. No, ascoltando le parole che ci rivolgeva fra Francesco Piloni, mi veniva a pensare proprio al sinodo, no? Diceva cercate di non trovarvi risposte solipsistiche che rimangano solo nella vostra testa. Parlandone con gli altri, Francesco stesso, San Francesco non era un pazzerello che se ne stava su un eremo, era collegato alla Chiesa stessa, per cui l'idea del sinodo, una delle parole di questo sinodo è proprio comunione, sembra rispecchiare proprio questo. È Gesù che ha fatto così, nel senso che Gesù non ha vissuto ad esempio la sua missione come un viaggio solitario dove alla maniera, chiamiamola così, di Giovanni Battista, anche se Giovanni Battista aveva i suoi discepoli, e il primo trasbordo, diciamo così, tra i discepoli di Giovanni e quelli di Gesù vengono proprio dalla compagnia che era intorno a Giovanni Battista. Ma Gesù, più di Giovanni Battista, ha voluto attorno a sé dei legami di fraternità, cioè di amici che hanno condiviso con lui la sua missione e che in qualche maniera sono diventati grandi interpreti di questo messaggio. Non sempre le parole di Gesù venivano comprese, ma certamente Gesù consegna queste parole che a volte non venivano comprese a una compagnia di persone attorno a sé, a una fraternità che con il tempo ha capito fino in fondo quel messaggio. Ecco, questa compagnia attorno a Gesù, questa famiglia attorno a lui, questa fraternità, questa comunione attorno a lui, in fondo è la Chiesa. Il sinodo è ricordarsi che questi legami che ci uniscono a lui e tra di noi diventano la maniera migliore per poter capire fino in fondo il Vangelo. Don Luigi, quali sono le indicazioni che secondo te possiamo aspettarci oggi dal sinodo per la Chiesa? Allora, io credo che dobbiamo svuotare di aspettative mondane il sinodo, cioè nel senso che se uno legge il sinodo attraverso i giornali si aspetta dal sinodo quello che il mondo vorrebbe, no? E quindi grandi cambiamenti oppure un ritorno a un certo passato, eccetera. Io credo che dietro le intenzioni del Santo Padre ci sia qualcosa di molto più grande di un cambiamento così come ci può venire dai media, e cioè la nascita di uno stile, di un'educazione, di un modo di essere Chiesa. Ecco, che cosa ci possiamo aspettare dal sinodo? Che dopo questo sinodo noi non continuiamo a portare avanti un modello di Chiesa eccessivamente autoreferenziale, ma una Chiesa che si ricordi che solo attraverso la sinodalità, cioè attraverso questi legami, si può essere Chiesa fino in fondo, dal più piccolo battezzato alla persona che occupa il posto più importante all'interno della Chiesa. Tutti abbiamo bisogno di tutti. È importante in questo anche la creatività, e vogliamo raccontarvi, anzi fare raccontare a qualcuno, una storia che riguarda la creatività di chi si immagina Dio, che nel tempo in cui viviamo, che è fatto di influencer, a un certo punto sceglie proprio un influencer. Si tratta di un giovane francescano con cui ci colleghiamo via Skype. Rocco De Stefano, buongiorno. Eccoci qua.
Buongiorno Rocco, ben trovato. Io stavo parlando di influencer di Dio, sì, che è qualcosa che scaturisce non solo dalla tua fantasia, dalla tua creatività, ma anche dalla tua esperienza di vita. Raccontaci. Sì, allora racconto prima di questo libro, vuoi ascoltare prima l'esperienza, perché questo libro parla proprio anche della mia esperienza. Esatto. Mi sono immaginato Dio che diceva: ormai ci sono pochi credenti sulla terra, bisogna fare qualcosa. E affida la promozione del cristianesimo a un pubblicitario ateo. E da qui nasce una storia appunto di questa persona, di questo copywriter, che poi è il mio lavoro attuale, di Fabio, che comincia a creare degli spot, dei video su TikTok che parlano appunto delle frasi che non ne capisce niente di queste cose, quindi si creano anche delle cose molto divertenti. E poi in questo libro, che poi è anche l'editore si chiama Tau Editrice, quindi è molto questo di Francesco. C'è la figura di un frate che è molto molto importante per questo pubblicitario, perché in qualche modo lo aiuta in questa storia. E ho messo un frate perché per me ed è un frate molto speciale, ecco, fino a ottobre quando verrà pubblicato, se chi lo leggerà capirà perché è così speciale, perché un po' viene dalla mia esperienza di vita, in quanto San Francesco mi ha accompagnato, mi sta accompagnando da quando, ecco, c'è stata la mia conversione di vita. E mi piace, ecco, Francesco, che oggi la società osanna chi parte da uno scantinato e arriva a diventare ricco. Francesco è da ricco, è arrivato in uno scantinato, e questo, facendo questo, ha cambiato il mondo, ha cambiato la Chiesa. Ed è quello che immagino io quando prego San Francesco, c'ho proprio un'immagine nitida. Io vado verso Francesco, arrivato vicino a lui si sposta e fa e dice: ma devi pregare Gesù, non me. È una santa trasparenza per me San Francesco, ed è di sicuro una guida, perché la sua radicalità, il suo mettere il Vangelo al centro, per me è la cosa più bella, la cosa più importante. Ed è la cosa in cui, ecco, parlo anche in questo libro, che è difficile da spiegare, perché ogni cosa che dico potrebbe essere uno spoiler. Però sicuramente ogni cosa che dici non verrà usata contro di te, vai tranquillo. Però ecco, stiamo vedendo la copertina e proprio per questo vogliamo ricordarlo. Influencer di Dio, grazie a Rocco De Stefano per essere stato con noi. E buona giornata e buon cammino a te, visto che insomma stiamo parlando di sinodo. Andiamo in pubblicità, grazie, ma ritorniamo subito dopo. Siamo in attesa della Santa Messa con Papa Francesco direttamente da Piazza San Pietro. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo. Piazza San Pietro già ci stanno arrivando le immagini per la Santa Messa di Papa Francesco con i nuovi cardinali in occasione della apertura del Sinodo. Don Luigi, grazie per essere stato con noi questa mattina, per aver ricordato appunto Francesco, parlato di Sinodo e dell'esortazione apostolica che verrà presentata quest'oggi. Buona giornata a te. Grazie Don Luigi. Grazie. E noi ci vediamo dopo, perché il nostro mercoledì continua, ma la linea va a Piazza San Pietro. A dopo. Questo è l'affetto che circonda Papa Francesco. Riprendiamo la linea dopo la Santa Messa con il Collegio Cardinalizio e i nuovi cardinali in occasione dell'apertura del Sinodo dei Vescovi. Riprendiamo la linea da di buon mattino per una ancora un po' di mattinata insieme, grazie. Tu Giacomo sei pronto a cantare? Io? Ma devo cantare io? Certo. Ma facciamo cantare qualcun altro forse, però io sono pronto. Ma voi pubblico siete pronti a cantare? E allora qualche istante di pubblicità e poi ci rivediamo sempre qui con Di Buon Mattino, perché ricorderemo il grande Toto Cotugno. Il 20
22 agosto ci lasciava il grande Toto Cotugno, uno dei cantanti più amati in Italia ma anche all'estero. La canzone che stiamo ascoltando è diventata il simbolo, uno dei simboli della musica italiana all'estero, quasi un inno nazionale. E noi oggi ne parliamo e do il benvenuto a Paolo Mengoli. Buongiorno. Grazie. Paolo, ben trovato. E Cristian Bertini. Grazie. Buongiorno. Ciao Toto. Paolo, tu eri legato da una profonda amicizia e anche eri legato lavorativamente, parlando con Toto Cotugno. Ma, ci puoi raccontare un po' il vostro legame? Io sono orgoglioso, lo dico appunto con legittimo orgoglio, di aver conosciuto Toto alle prime armi proprio, quando ancora aveva fatto forse qualche canzone, ma non aveva avuto il grande successo che poi ha meritato nel futuro. E lo conobbi perché la mia casa discografica, che era l'Ariston, dopo aver vinto io Castrocaro nel 68 e il Cantagiro nel 69, pensarono bene di mandarmi a Sanremo nel 70. E mi venne proposta questa canzone, che si chiamava e si chiama tuttora e che faccio anche nei concerti, Ai, che male che mi fai! E quando me la fecero sentire, io veramente, a me piacque molto, perché secondo me poteva diventare anche uno slogan. E la scrissero due giovani, chiamiamole baldi giovani, ma poi divennero molto bravi, e poi ne parliamo, che erano Toto Cotugno e Cristiano Minellono. E poi da lì, una volta scelta la canzone, ho incontrato anche Toto. Difatti mi fece molto piacere. Era abbastanza timido allora ancora, però devo dire che per me è stato un grande onore cantare la sua canzone a Sanremo nel 70 e in coppia con i ragazzi della Via Klug, che allora erano il gruppo di Celentano. I ragazzi della Via Klug, in cui allora a suonare la chitarra c'era un certo Pinuccio Pirazzoli, oggi grande arrangiatore, grande maestro di cerimonie e di musica insieme a Carlo Conti nelle sue trasmissioni. E devo dire che mi ha fatto una bellissima impressione Toto all'inizio, proprio subito. E io cercai di portare e di cantare nel miglior dei modi possibili questa canzone, e da lì è nata. Non era un'amicizia, ci si vedeva forse poco dopo, anche perché poi lui dopo fece un altro gruppo che si chiamava Gli Albatros e andarono anche loro a Sanremo con una canzone. Però ci si sentiva con i gettoni del telefono, cioè, perché io poi ho sempre sperato che mi desse un'altra canzone, quindi non è che non ho sempre sperato. Però intanto quella ti aveva dato e quella noi siamo anche contenti di sentirla quest'oggi. Il fatto di questa canzone è che è stata la prima canzone, a mio avviso in assoluto, portata da Popi Minellone e Toto Cotugno in una manifestazione importante, cioè per loro, secondo me, poi non possono smentirmi, per loro fu la prima manifestazione importante. Quindi fu anche un trampolino di lancio per loro come autori e per me una conferma come cantante, dopo appunto perché l'hai fatto nel 69 del Cantagiro, la vittoria a Castrocaro. Eccola qua. Paolo, lì c'è un microfono, c'è Cristian Bertini. Cristian, pronto? Ce la fai allora sentire? Allora andiamo. Ai, che male che mi fai. Eccoci. Ai, che male che mi fai. Vai. Alle 8:30 di questa sera muore la nostra primavera. Sei proprio certa che vuoi partire? Lo sai che io potrei morire dei passi lungo le scale. Aiuto, mi sento male da solo, solo. Ai, che male che mi fai, giuravi solo ieri di non lasciarmi mai. Andare a fondo
se adesso te ne vai. Vai, hai, male che mi fai, giuravi solo ieri di non lasciarmi mai. Oh, hai, che male che mi fai, mi sento andare a fondo se adesso te ne vai. Te ne vai. Grazie Paolo Mengoli. Grazie. Vieni Paolo. E grazie a Cristian Bertini naturalmente. Grazie. Eccoci qua. Che poi durante la pausa abbiamo fatto delle piccole prove, il pubblico si è scatenato questa mattina. Ho visto. Scatenatissimi. Ma vedi, cioè, noi abbiamo bisogno anche del pubblico che ci... Ma certo. Perché se vedi che il pubblico ti aiuta, tu dai sempre di più. Si può dare... E questo Paolo, tu sei bravissimo. Beh, insomma, cerco di difendermi, insomma. Paolo, dimmi. Ma torniamo un attimino a Totò Cotugno. Sì. Ti volevo chiedere, ma tu sapevi della sua malattia? Sapevi che non stava bene? Sì, lo sapevo, l'ho saputo forse dopo un paio d'anni, onestamente. Ma io non ho mai detto niente a nessuno, non l'ho voluto dire nulla. Perché vedi, qua c'è un velo di... Lo dico anche per fare una provocazione. Nel nostro ambiente c'è purtroppo la brutta mentalità che se uno si è tagliato un dito, dicono che si è tagliato un braccio. Quindi, secondo me, il dire che qualcuno stava affrontando questo percorso anche di guarigione ti danno già per finito. E invece non è giusto così, perché bisogna bisogna tentare di tenere nascoste queste cose nel momento, e non sono d'accordo con quelli che sbandierano queste cose nei vari social, perché non c'è bisogno. C'è gente che sta molto male, forse molto più male di certe persone che... poi vanno ancora avanti un po'. E quindi io faccio anche un appello, quando c'è qualche collega che subisce queste chiamiamole, questi piccoli mali o questi grandi mali, teniamoceli per noi, non andiamo a dire in giro che le hanno. E con Toto probabilmente, io non l'ho mai detto, però qualcuno l'ha ventilato e questo a me è dispiaciuto molto, perché non è giusto, ognuno... Poi cioè, Toto è andato, come ha detto Albano, che era un grandissimo amico anche lui, è andato avanti 15 anni. Quindi io onestamente non vedo perché bisogna dare per finito, chiamiamolo per la vita, a una persona che è andata avanti ancora per 15 anni. E quindi io sono molto contento di aver tenuto questo segreto per me. Con Toto, tra l'altro, avete avuto modo anche nel corso della vita, della carriera, di rincontrarvi, avvicendarvi in qualche modo? Era poco prima del 2000, i fatti vostri. Sì, io ho fatto con Michele Guardì una stagione bellissima di Fatti Vostri, 97-98, tra parentesi Bologna e Comprobaggio, quindi potete immaginarvi, ero contento. E Toto fece anche in quell'anno Hai che male che mi fai, e ricevette una telefonata, e a me fece molto piacere di questa cosa qua. L'anno dopo, l'edizione 98-99, Toto prese il mio posto, e quindi ne fui molto onorato di questo, perché vuol dire che insomma, sembrava uno spazio, a parte che prima c'erano Antonio e Marcello che sono andati avanti per tanti anni, però sembrava quasi, tu stavi lì col gruppo e cantavi, invece era uno spazio importante, e l'entrata di Toto l'anno dopo ha dato ancora più valore a questo spazio nella trasmissione televisiva di Michele Guardì. E la cosa più bella è che quando poi io sono andato a trovarlo, nel senso che mi hanno invitato per fare una presenza durante la sua edizione dei Fatti Vostri, abbiamo cantato assieme Canzone di Don Bachi, io la cantai e lui cantò insieme a me. Poi abbiamo avuto modo di ritrovarci ancora dopo che io avevo fatto La Rotonda sul Mare nel 1989, nel 90 lui conduceva Piacere Rai 1 e mi volle lì, cioè Bibi Ballandi, gli dice guarda che la produceva Bibi Ballandi, mi dice viene Mengoli, bene, sono contento. Ci andai nel 90 e a San Marino,
E lì ci fu una bellissima cosa, perché praticamente dopo l'esibizione, finita la trasmissione, mi disse: allora come stai Paolo? Bene, dico: senti, non mi hai fatto più una canzone, mi vuoi dare almeno una foto con una dedica? E tra l'altro no, non so se l'abbiamo vista, ma c'era appunto una foto con la dedica. Ma una dedica particolare, che di cui ne vado molto orgoglioso, che dice: al mio amico Paolo, primo interprete delle canzoni di Toto Cutugno. Quindi cioè avvalorava ancora di più che sono stato il suo primo interprete delle canzoni, e io ne fui molto felice. Anche una specie di portafortuna, possiamo dire. È stato quasi un'investizione, capito? Tu sei quello che ha cantato, scritta con... Eccola. Stiamo vedendo la foto, grazie alla regia. Scritta sempre con Pop il Minellolo, quindi è stato un'investitura, chiamiamola, ecco, un'investitura ufficiale. Proseguiamo questa investitura. No, poi l'ho incontrato anche nel 92. Però prima di raccontarcelo. Ma solo Piacere Rai 1, la stessa trasmissione nel 92, basta. dopo ci vedevamo... Non ti volevo interrompere, volevo solo chiedere se ci facevi ascoltare un'altra canzone. Abbiamo aperto con uno che è proprio la canzone per eccellenza di Toto Cutugno. Ci fai ascoltare l'italiano? Ma sicuramente, un italiano, Toto Cutugno è stato un italiano d'eccellenza nel mondo. Andiamo, aperto che ho aperto il microfono. E allora noi ci prepariamo per riascoltare Paolo Mengoli con l'italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppo americani manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Allora, tutti assieme, siete pronti? Perché qua dobbiamo cantare. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Voce, 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 voce. Lasciatemi cantare, ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono un italiano vero. Paolo Mengoli. Grazie. Grazie. Paolo Mengoli. Grazie. Toto Cutugno, grazie a Cristian Bertini, grazie al pubblico che tra l'altro oggi non lo contiene più nessuno. Oggi non si sa domani che faranno qua da noi, però è vero che questo è un po' un inno per quanto riguarda Toto Cutugno, che nella sua carriera tra l'altro è stato nominato eterno secondo, perché nelle varie partecipazioni ce ne ha avute tantissime, 15 se non sbaglio. Beh, lui ha fatto tantissime canzoni per è sempre Sanremo. Arrivato lì, però sì. Poi il successo gli è stato tributato alla fine dal pubblico. Ma guarda, delle volte c'è gente che è arrivata anche ultima, tipo Vasco Rossi e Zucchero, però mi sembra che la loro vita musicale come cantante è andata molto bene. Devo dirti che anche Hai che male che mi fai arrivo ultima, però io ho continuato a cantare lo stesso, quindi credo che... No, cioè,
Beh, ha scritto tante canzoni, lui, ma non solo, so, a Sanremo, emozioni, figli, le mamme. Voglio andare a vivere in campagna. Hai visto cosa sa? E poi ha scritto per tanti altri, ha scritto Io amo per Fausto Leali, insieme a Franco Fasano e altri. Poi ha scritto per Fiordaliso, ha scritto per tanti. Lui in Francia era fortissimo, che qualche volta, ma anni sempre si parlava, e in Francia aveva scritto per Johnny Holiday, per Dalida, per Mireille Mathieu, per Claude François, che è stato un cantante molto forte. Quindi devo dire che i secondi posti suoi alla fine si sono rivelati tutti delle vincitrici. Lui ha avuto la sfortuna. È stato a Sanremo quei due anni più importanti, secondo me, che da una parte vinsero Tozzi, Ruggeri, Morandi, così può dare di più, e l'anno dopo Ranieri, dopo 20 anni, tornò a Sanremo e vinse con Perdere l'amore. Tanto che Toto, mi piacque quando fece quella battuta, ma non potevi aspettare un anno in più per tornare a Sanremo. Capito? Ma è vero quello che si dice, che aveva un carattere a volte un po' brusco, polemico, o anche qui sono voci e non è vero? Guarda, devo dirti che... Vero? Non è vero! Non è assolutamente vero! Cioè che lui era una persona socievole. Ti dirò un altro episodio. Manuela Villa, che forse in un programma avevano tentennato a prenderla, e lui invece la volle in quel programma. Cioè era uno che, come ha voluto me, a piacere Rai 1. Cioè non è vero. È chiaro che nel nostro ambiente trovi gente, tra virgolette, educata e gente molto impulsiva. Quindi è chiaro che se tu sei lì che fai una cosa e ti vengono, diventi un po' scontroso. Perché... Cioè, a me una volta dissero, dopo un concerto, sa che lei è meglio da vivo? Come meglio da vivo? Cioè, scusa, però non furono. Allora, devo dire che delle volte siamo portati anche a stare un po' scontati. Ma io, ti ripeto, quando facemmo I Fatti Vostri, che ero ospite, la sera prima abbiamo cenato assieme all'Hotel Clodio. Quindi eravamo lì e abbiamo chiacchierato tanto, tanto, tanto. E anche lì gli dissi, Nell'89 ti chiesi una canzone, adesso siamo nel 99, dopo 10 anni arriverà sta canzone, Benedetta. Lo so, ma adesso che siamo nel 2023, Paolo, ti chiedo di farci ascoltare una che ci è arrivata, che il tempo se ne va, abbiamo ancora tempo di sentirla, e quindi... Sì, ma devo dire che ha scritto anche per Celentano, oltretutto, quindi eccola qua. Beh, devo dire una cosa veloce, che oltretutto anche l'autore che ha fatto L'Italiano, Il tempo se ne va, Soli per Celentano, che è Popi Minellono, che l'ho già nominato 3 o 4 volte, ma merita. Lui poi ha vinto Sanremo con Albano, Felicità, con Se mi innamoro, dei ricchi e poveri, Ci sarà. Insomma, dopo questi due mostri sacri, che primi erano dei, tra virgolette, mostriciattoli, sono diventati grandi dei mostri sacri. Quindi... Dai. Quel vestito da dove è spuccato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo le guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni un po' di più. La tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna oramai. Il telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male, ma lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima.
intanto il tempo se ne va, tra i sogni, le preoccupazioni, le calze e rete han preso già il posto dei calzettoni. Su, avanti tutti assieme adesso, dai, pronti, le mani, intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va, tra i sogni, le preoccupazioni, le calze a rete han preso già il posto dei calzettoni. Come faceva questa canzone? È intanto il tempo. E non ti senti dal nostro pubblico. E niente, il nostro tutti pubblico. Tutti a Sanremo, vai. Paolo, ci rimane il tempo di un'ultima battuta. Dimmi. Se uno capita di andare all'estero, si dice andiamo profeta in patria, Toto Cutugno ha avuto successo anche in Italia, ma andando all'estero è frequentissimo sentire cantare, fischiettare l'italiano. Ci sono alcune cose che diventano rappresentative e non si può fare. Sono due le canzoni, credo. L'italiano è in primis è sicuramente la canzone dei nostri anni, ma c'è anche Nel blu dipinto di blu, che cioè sono due epoche diverse, ma che identificano l'Italia nel mondo. Questo è il fatto. Grazie Toto, grazie. Grazie Toto Cutugno e grazie, grazie a voi. Paolo. Grazie Cristian. Allora, grazie, grazie, grazie. Grazie. Grazie Giacomo. Grazie al pubblico. Ciao a tutti. Grazie. Grazie Paolo. Grazie Paolo. E ciao. Naturalmente grazie anche Giacomo, a Cristian Bertini. Come Cristiano Bertini. Io vedo già seduti, buongiorno al colonnello Francesco Lorenzi e a sua moglie Laura Patrioli. Bravissima. Permettetemi tanti auguri, buon onomastico. Grazie. Colonnello, ma questo caldo passerà, non passerà? Io non so più come vestirmi. Ci fa capire qualcosa? A Napoli dicono, ne la faccio più. No. Passa, piano piano le temperature si abbasseranno, però rimarranno sempre al di sopra della media. Scordiamoci il passato, dicono sempre a Napoli, quindi continuerà a far caldo fino a metà di questo mese, ancora per un 10-12 giorni avremo questo tipo di tempo. Ma di chi è la colpa, colonnello? Tanti dicono che la colpa è nostra, però vabbè. Dobbiamo farci un esame di coscienza. Un pochettino sì, dai, però non, io, non dico sempre, non troppo, ci abbiamo la colpa. La colpa è dell'effetto serra, parliamoci chiaro. Quindi è un po' anche mia, perché io mi chiamo Grazia Serra e proprio per questo volevo dire effetto serra, però scusa. Si scherza, però è vero che c'è anche un fondo di verità, nel senso questo tempo, Laura, ci stranisce un po' voi. Eh sì, perché infatti ci sono un sacco di gente sciroccata. A Roma dire sciroccata vuol dire che stai in fuori melone e quindi effettivamente è così. La gente non è tanto il caldo per il caldo, ma è il protrarsi del caldo per tanto tempo e quindi mette a dura prova anche ai tre livelli della psiche: l'apprendimento, il comportamento, l'emotività. Quindi è faticoso, la gente si arrabbia più facilmente. Io magari vado in giro anche a Roma col motorino, c'è gente che fa più incidenti, li vedi tutti arrabbiati, e quindi effettivamente è qualche cosa che aumenta lo stress. Oltretutto, vedendo anche i telegiornali, magari capita di leggere certe notizie, insomma, siamo anche. Cioè c'è un effetto, come dire, esatto, siccome perché uno non sembra, ma uno si nutre anche di questo. Noi mangiamo anche questa cosa che ci rende più meno sicuri, meno tranquilli, e quindi bisogna stare un pochettino più attenti, e l'unica cosa è appunto cercare di stare più calmi. E allora io vorrei chiedere una cosa, perché aspettavo questo momento da tanto tempo. Colonnello Lorenzi, io so che lei ci ha preparato un esperimento, però le vorrei chiedere, mi porta con lei, posso venire anch'io?
Ah certo, se vuoi te lo faccio fare anche a te l'esperimento. Io no? Allora, effetto serra e colonnello, prego. Potrebbe essere pericolosa questa cosa, ma io... Allora, brava, complimenti. Allora, mi metto qui accanto a lei. Ah sì, grazie. Cosa ci fa vedere? Saremo rapidi, vi faccio vedere la forza dell'aria e dell'atmosfera. No, oddio, fa qua. Questo lo... Sì, no, questo era per far vedere, insomma, l'aria dove va a finire. Noi non ce ne rendiamo conto, questi sono tutti esperimenti che sono magari dedicati ai bambini, quindi lo dico subito, voi bambini, se ci state ascoltando a quest'ora che magari non c'è, però fatelo sempre con i grandi, con i genitori, con i nonni, perché non sono pericolosi, però è sempre meglio farli con qualcuno. I bambini, no, quando vanno in macchina oppure quando vanno sul motorino, mettono la mano fuori e sentono veramente l'aria che pesa. Noi non ce ne rendiamo conto, sai quanta aria c'è sulla tua testa e sulle tue spalle? Praticamente tu porti una persona di 70 kg. E non te ne rendi conto, quindi l'aria è potente. C'è uno, Pascal, che ha fatto le famose regole, le famose leggi di Pascal, che dice che la pressione atmosferica sta dappertutto. Noi perché non la sentiamo? Perché la pressione agisce dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, di lato, in tutte le direzioni. Quindi l'aria che è dentro di noi bilancia l'aria che sta fuori. Allora, volete vedere come... Allora, prendete... Quindi serve un bicchiere, semplicissimo, un bicchiere che abbiamo tutti a casa. Questo, un bicchiere che sta a casa, un vasetto anche di plastica. Noi cerchiamo di non romperlo, però prendete pure un vasetto di plastica, poi prendete dei palloncini, quelli che si comprano, li gonfiate, lo gonfio poco senza farli scoppiare. E se funziona, guardate, è riuscito l'esperimento, ecco. Vedete il pallone che è andato qui e si è gonfiato, non è tanto l'attrito, è la mancanza di aria dentro il bicchiere, cioè che bilancia la pressione atmosferica, vuol dire l'aria che manca dentro al bicchiere è tale che questo palloncino tiene sollevato il bicchiere. Pensate, io ho fatto un conto, questi saranno 6 cm di diametro, 3 cm, 3 per 3 9 per 3 14 fa quanto fa? 9 per, mi sono persa. 3 per 3, vabbè, insomma, circa questo qui potrebbe addirittura essere di circa 10 kg. Quello che ho fatto io potrebbe sollevare di 10 kg. Tenete conto che gli ho tolto il 20%, quindi fino a 2-3 kg noi possiamo sollevare. Quindi Colonnello, perché l'aria agisce in tutte le direzioni. Facciamo uno scherzo. Giacomo? Sì, mamma mia, grazie. Non ci si può distrarre un attimo qua. Già sono preoccupato del caldo. Colonnello, però andiamoci a sedere, perché a questo punto vogliamo sentire, vogliamo sapere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Ce lo può dire? Sì, senza spaventi, per favore, no. Che già mi sono spaventato. È dall'altro giorno che volevo. Eccolo qua, guardate il sole come brilla. Giusto venerdì, non mi voglio accavallare con le vostre previsioni, quelle di rito ufficiale. Questa è la previsione per il fine settimana. C'è tanta gente qua, sabato e domenica andate a piantare l'ombrellone sulle spiagge, perché guardate, il cielo è sereno, poco nuvoloso, qualche nuvoletta innocua giusto nella giornata di venerdì. Innocua vuol dire piogge praticamente zero, sole dappertutto, leggere velature soltanto venerdì, poi sabato bel tempo, domenica bel tempo, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche cambiamento intorno al 14-15 di questo mese. E basta. Insomma, poi la situazione dovrebbe peggiorare, dovrebbero arrivare le piogge, ma parliamo di previsioni a 10-15 giorni. Grazie. Però rassegniamoci a questo tipo di tempo. Certo. Grazie Colonnello. Grazie. Però prima di salutarvi, so che aspettate il proverbio di Laura, lo leggo velocemente io, perché per santa reparata l'uva è bella e nata. E non possiamo salutarvi senza citare i proverbi, la saggezza che ci porta Laura Patrioli. Colonnello, grazie. Grazie per essere stati con noi. Grazie. State pure comodi. Già, con un'altra puntata è giunta al termine. Esatto, ma domani ne arriva un'altra.